una trasmissione televisiva Colorado a partire dalla prossima stagione. Chiamo sul palco, un grande applauso naturalmente per Leonardo Fiaschi. E a Leonardo Fiaschi naturalmente, come dire, cedo il microfono, che non è il mio ma è quell'altro, è questo qua che ti stanno dando. Poi naturalmente con Leonardo avremo modo, al termine della sua esibizione, che è straordinaria, non perdetevela, di chiacchierare qualche minuto per... Un applauso lo farei, bravissimo, questo grande presentatore che ha la voce di Antonio Conte, però... Grazie, come fa Antonio Conte? Tu non vuoi bene della Juve, prova a dirlo. No, io sono juventino. Prova a dire tu non vuoi bene della Juve. E tu non vuoi bene della Juve. È uguale, eh? Grazie. Questa juventina la signora laggiù. Va bene. Vero? Bravo, bravo! Com'è? È una cosa incredibile questa sera a Rimini, questa festa incredibile, la festa del Trota, no? Si parla di scrittura, chi meglio di lui può ricevere un premio del genere, grazie. Può servire a che? Per essendo una persona onesta, ma fiore in bocca, può servire oppure no? Ma dove voli, frallina? Non vedi che son qua? E che le picciopolo là, perché t'ha visto? Luca Carboni, pensate che ogni cosa che gli capita di fare nella vita ci fa la canzone. Si compra la motocicletta e parte questa canzone che io all'inizio pensavo vedere che questo ha cambiato genere. Bisogna fare un grande applauso a questa città e a chi ha avuto questo coraggio. A Rimini e a Mirella Guzzo, la follia dell'utopia. Allora, dicevo che alcuni amici sono venuti qua. Io mi ricordo poi il mio... Poi mi ha detto Rimini. La seconda cosa che mi è rimasta è Rimini. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che so io il sangue di... Siamo in diretta su Tele Rimini, quindi tra qualche istante diremo il vincitore del premio di questa sezione dei premi editi, La nostra Africa di Michelangelo Bartolo. Quindi invitiamo Michelangelo Bartolo, non c'è perché è un medico a mille impegni, ma c'è Rosanna Cancellieri che è presidente della giuria. Se non vincerei con la medaglia, già preparato. Non è che ha dato la data sua, ha dato altri cinque. Vabbè, però. Ecco, allora, se mi permette, cerchiamo di capire che cosa racconta Io Faust. E lo può fare chi l'ha letto. Eccola qua, presidente. Affascinante attraverso il meglio della nostra letteratura e della cultura e della letteratura internazionale. Si comincia con Dante. Sotto quella zazzeretta tutta scale che si appoggiava al candore della nuca. Era passata appena qualche minuto che la porta si riaprì. Entrò un monaco dalla lunga tunica bianca, con il cappuccio calato fino a nascondergli il volto. Pensai che fosse venuto per darci gli ultimi conforti religiosi, ma non fu così. Insomma, infatti io dico sempre a mia mamma, mamma, se siete riusciti, tu e il papà, a sopravvivere a una povertà così bestiale, veramente io penso che tutti al mondo possono superare i momenti difficili. Dopo si sono messi insieme e lì è scattata quella che lo diceva sempre mio padre a noi, quel desiderio. Mio padre diceva, io l'unica cosa che desideravo nella vita era avere un patrimonio umano. Ad ascoltare Sebastiano, che tra poco salirà qui, perché voglio... Lui tanti anni fa è partito, possiamo dire, anche un po' da Rimini Rimini in qualche modo, 27 anni fa se non sbaglio, e quindi ci racconterà il suo rapporto con Rimini. Ma è, investire in questi momenti è sempre difficile. Voi avete un gruppo che si occupa di energia fotovoltaica, rinnovabile, anche questa bellissima casetta che c'è lì sotto, sto green, no? Ecco, come tu dicevi, e tanto altro, insomma, i viaggi nella vita che ci sono stati anche nel corso professionale, proprio della, ho avuto la fortuna di interpretare anche cose, figure che mi hanno portato in luoghi che
sono servito anche a crescere un po' in qualche modo. Madre Teresa di Calcutta, quindi stare 2 mesi in un territorio così difficile, no? Lo stesso Palatucci, qui c'è il prefetto, interpretato la figura di Giovanni Palatucci. La donna che ha fatto tutta questa serata, quindi merita un grande applauso, Mirella, eccola qua. Ci ha messo anima, voglia, passione per realizzare questa serata. È tanto lavoro e spero veramente che ne sia valsa la pena. Credo, da quello che ho potuto vedere questa sera, credo siate rimasti veramente soddisfatti. Poi abbiamo sul palco un vero professionista a cui io, dal profondo del cuore, vorrei dare un applauso. No, veramente grazie, un applauso, Massimo Giletti a Rimini.